Buonasera, siamo tornati all'eterno ciclo delle stagioni, insomma, all'eterno ritorno delle stagioni. Ci ha portato quanto settembre, stagione dell'autunno, il Saint Golon de Golon de l'automne, Blesse mon coeur de la Gramontane, le chanson d'automne di Verlaine. Fece anche un video su Verlaine, insomma, qualche millennio fa. Vabbè, lasciamo perdere, ma ovviamente oggi parliamo certamente, torniamo a parlare di Criminal. È finito Aaron Ford e ovviamente le ristampe di Criminal siamo al numero 3, sempre per ora saltando il Criminal non di Magnus, quindi è stato ristampato il Re del Delitto, il 3 e poi siamo arrivati al 5. Poi da d'ora in poi, diciamo, Magnus diventerà il disegnatore prevalente di Criminal, diciamo di tutta la casa editrice Corvo, perché poi Magnus avrà incarico anche di Satanic e poi Aaron Ford. Questo poi provocherà una sorta di implosione del povero Magnus, che non ce la farà più. Ma all'inizio c'erano altri disegnatori, tra cui appunto, peccato che appunto, tra cui Raffaele Corna, che non è stato ristampato. E vabbè. Naturalmente anche il numero 3 di Criminal non è che sia stilistica, cioè ieri ho fatto un video su Magnus, l'ultimo Magnus, ovviamente tra il Magnus del 64 e il Magnus del 90. 74, 84, 30 anni dopo, insomma, c'è stata una mutazione quasi genetica del disegnatore. E quindi non è che questo Criminal sia spettacolare per i suoi disegni. Ancora Milton è una fase abbastanza così. Criminal qui non si vede quasi mai, cioè non si vede senza maschera, a parte nelle ultime scene, in cui lo vediamo nell'ultima scena, insomma, che ancora anche Criminal deve assumere la fisionomia che poi avrà in sé. Naturalmente questo volume, quindi, no, Magnus c'è soprattutto in quello che provocò scandalo. Questo volume uscì esattamente nel dicembre del 64, quindi nel Natale, insomma, del 64, e siamo a fine del 64. Quello che provocò scandalo erano le immagini, ovviamente, di nudi, no, perché non erano nudi, ma insomma di gambe. Era già il sexy Magnus, insomma, il Magnus che ovviamente scandalizzava l'Italia puritana degli anni 60. Quindi ovviamente quello che il Magnus era soprattutto nella figura femminile Magnus ha già trovato la sua strada giusta, mentre le figure maschili ancora si deve rodare. Ovviamente queste immagini per noi oggi, ma nel 64 provocarono un processo addirittura criminal, e criminal, e in questo caso, come l'introduzione di Gaspa, ci processa criminal non a Londra, ma bensì a Milano in via Lodi. Criminal oggi sembrano cose che uscite fuori in un altro mondo, ma l'Italia degli anni 60 era ben diversa da quella di oggi, quindi anche riflettere su Criminal e anche riflettere sull'Italia, il comune senso del pudore, quello che era permesso, che non era permesso fare negli anni 60. Tra l'altro, omicidio al riformatorio, insomma, l'immagine della donna che appunto permane anche qui in Criminal, con scene anche abbastanza crude per gli anni 60, oggi non credo farebbero tanto, però
L'immagine della donna che appare in crina è sempre un'immagine di una donna che utilizza il suo corpo, mercifica il suo corpo per raggiungere una posizione di potere. E tendenzialmente quasi tutte le protagoniste di Criminal fanno una brutta fine. Io ho sempre sospettato. Naturalmente questo, come nota giustamente Gaspa, faceva pugni con l'immagine della donna ancora del dopoguerra, casa e chiesa. Ecco, le donne di Criminal non erano proprio casa e chiesa. Home and Church, non so cosa. Scusate. Anzi, è un'immagine di una società che si sta. Diciamo che il crimine è un punto di passaggio storico importante perché è l'immagine di una società che sta profondamente cambiando. La mercificazione del corpo femminile, di cui Criminal è solo uno specchio, non è che Criminal, cioè l'idea piuttosto cretina, possiamo dirlo che i fumetti influenzassero la società, non sono i fumetti che influenzano la società, è la società che influenza i fumetti. È ovvio che negli anni 30, per tutto Max Bunker, sotto il fascismo non credo avrebbe avuto la possibilità di pubblicare Criminal. Non che poi, ma certamente siamo nell'Italia democristiana. Perché diciamo che per motivi di censura, ma dicevo, nell'Italia democristiana ancora ci si era attaccati ancora a questo mito della donna casa e chiesa, insomma, della donna come madre di famiglia, scusate la mia, ma negli anni 70, soprattutto a Milano, se voi leggete Bianciardi, libro fenomenale, insomma, che la vita agra di Bianciardi, capite che a Milano cominciano a aprire grandi supermercati, le donne iniziano a lavorare negli uffici, la pubblicità, il corpo femminile che viene usato nella pubblicità, tutto questo è il riflesso in Criminal. La donna in Criminal è tendenzialmente usa il suo corpo come un mero strumento di rivincita sugli uomini, sa che quello ha un potere e lo usa. Naturalmente questo va dato atto a Max Bunker di aver anticipato, cioè i fumetti in questo caso, i vari processi che poi furono fatti a Criminal, a Max Bunker, oggi, ma anche a Diabolik, oggi pensate uno che citasse Diabolik in giudizio perché l'efferato criminale Diabolik turba le menti dei fanciullini, insomma. Penso che se uno andasse. Cioè, se qualcuno andasse da un commissario a presentare una denuncia per dire guardate, questo è un fumetto dove ci sono dei criminali, anche piuttosto efferati, che uccidono e che quindi se questo fumetto cade nelle mani di un giovane minorenne potrebbe essere turbato, spinto sulla via del crimine, io penso che chi prende questa denuncia dice ma sta parlando di Diabolik. Cioè, io dovrei fare una causa di abocere. Oggi la cosa fa ridere, ma Crimine non faceva tanto ridere perché in Crimine la cosa era portata più all'eccesso, anche perché Magnus c'era una rivolta anche del disegnatore del disegnatore Magnus che ovviamente prendeva a piene mani lo spunto offerto da Diabolik per disegnare, diciamo, donne prosperose. Diciamo, cosa che non si vedeva in altre fumetti. Le immagini che vedete, che vedrete o che avete visto in questo fumetto, l'ho detto tanti anni fa, qui, certamente non le vedrete in Capitan Mickey, Comandante Mark, eccetera. Capite? Queste immagini qui che sono piuttosto. O se per l'epoca erano assolutamente provocatorie. Naturalmente il fumetto ha le sue ingenuità, nel senso che Magnus si diverte ovviamente a disegnare. Vabbè, qui il colore rovina come al solito tutto, e va bene. Ci sono alcune colorazioni che mi lasciano perplesso, però è un
È un fumetto del tempo, quindi leggere questo qui non è che la storia in sé sia particolarmente per gli standard dell'epoca. È una storia molto inglese, una campagna inglese. Notate anche per esempio, queste immagini, per esempio, nel pittore Milton. Da questo punto di vista anche un po' Trevor Howard con il suo mitico Montgomery nel Terzo Uomo, ecco, sono storie un po' così, senso. Però ovviamente qui capite anche che l'ambientazione inglese serviva un po' a stemperare le cose, perché immaginate se Crimina fosse stata ambientata a Roma. La stessa storia, non dico avrebbero messo Max Bunker e Magnus in prigione, ma poco ci manca. Quindi ambientandolo Londra corrotta e la perfida Albione, in un certo senso si allentava un po' la tensione. Ma naturalmente la storia mantiene tutte le sue ingenuità, nel senso alcune ingenuità le possiamo anche dire, nel senso il crudele gobbo cieco e orbo che è ucciso, qui siamo proprio, sembra quasi Frankenstein Junior. Ma ovviamente sono ingenuità che sono tipiche del fumetto degli anni 60, però qui vedete che Criminal ha una sua struttura molto più radicata nella critica sociale. Cioè Criminal, come Blanchard, come tanti altri, non a caso questo fumetto è stato fatto a Milano. Vabbè, la Viola era di Bologna, ma non questo fumetto così non poteva essere fatto. Sì, poteva essere fatta anche a Firenze, ma Milano era il centro del cambiamento culturale e sociologico dell'Italia. L'Italia del boom economico negli anni 60 portava a questa mercificazione della donna nella pubblicità, in tutto, che ovviamente poi la struttura della famiglia tradizionale contadina si stava disgregando. Io vengo da una famiglia contadina, quindi so come erano le famiglie contadine. Fino agli anni 60 era la famiglia patriarcale con il capoccia, padre padrone, padre, nonno padrone, anche il padre, era il nonno maschio che dominava tutti i figli maschi nel casolare ed era una sorta di leader indiscusso, dittatore, insomma, e quindi il maschio più anziano dominava tutti gli altri. Quindi tutte queste famiglie dove tutto era una struttura gerarchica molto forte, la famiglia ha una struttura molto forte di autodifesa, soprattutto in condizioni di estrema povertà. Una famiglia forte garantiva una sopravvivenza maggiore. Negli anni 60 tutto questo si sfascia. Le donne cominciano a abbandonare la casa, vanno a lavorare, e tutto questo porta alla disgregazione della famiglia, del concetto di donna o di famiglia tradizionale, nel bene e nel male. Nel bene nel senso dell'emancipazione lavorativa della donna, nel male in quanto la donna, il corpo della donna viene visto come strumento, come nelle pubblicità, potremmo fare un discorso pubblicitario, quando si deve vendere un'auto, eccetera, eccetera, si metteva una bella donna su un cofano di una macchina. Che c'entra la bella donna col cofano di una mano, non c'entra assolutamente nulla, ma le ovvie donne e motori si associava il successo economico con la possibilità di avere belle donne, quindi la donna come oggetto. Da una parte c'è la donna oggetto e da una parte la donna che si emancipa, che esce dai ruoli tradizionali lavorativi che gli erano stati imposti fino alla seconda guerra mondiale, o maestra o professoressa o segretaria, ma comincia a avere altri ruoli. Naturalmente è un discorso che ancora oggi è ancora in fieri, quindi Criminal è un termometro della società degli anni 60. Con tutte le sue contraddizioni, è un fumetto che va letto storicamente per capire com'era l'Italia degli anni 60. Il fatto che si sia processato questo fumetto, prima di tutto va anche detto che per esempio, in Diavoli, rispetto ai Diavoli, le donne qui hanno sempre, anche qui non c'è ancora Lola, ma le donne hanno sempre, anche nel male, sono sempre attive, protagoniste attive, non sono sempre passive. Nella prima scena c'è una di queste giovani recluse in un riformatorio, tra l'altro
Oggi crimine non è più in edicole, ma la cronaca che leggiamo, insomma, siamo sempre lì. Il ricatto che ricatta il sindaco di questo paesino, ricatta il sindaco perché ovviamente era sua amante, ed essendo minorenne lo può mettere nei guai, cioè tematiche che... Non vi dico comprate il giornale e leggetelo, ma tematiche sono di un'attualità tale che Max Bunke ha fotografato la società, soprattutto criminale, fotografa il lato negativo, ovviamente. Ma ripetiamo, non è che il fumetto insegna l'idea dei processi a criminale, era che il fumetto insegnasse come se un criminale, cioè io vado a rapinare una banca, oh, come faccio? Dove rapinare una banca, mi compro criminale. Un po' prima e capisco come si va a rapinare banche. Stiamo scherzando, il criminale sa benissimo, c'è cioè chi vuole violare la legge, sa benissimo come fa. Dice, ma i bambini, i fanciulli, gli adolescenti si turbavano, si sarebbero turbati. Oggi il fumetto è assolutamente in declino, quindi nessuno insomma, si pone il problema. Sei fumetti, però ovviamente c'è internet, cioè il problema è stato spostato dal fumetto, che oggi di cui non fregava cippa a nessuno. Se oggi una ragazzina di 14 anni va a comprare Criminal, il re del delitto, il dedicolante, furono processate anche i dedicolanti per spaccio di materiale, non so come l'ha chiamato, di materiale. Fumetto per adulti contenenti immagini di serie offensive per il pudore, secondo il comune sentimento illustrato con particolari impressionanti ad accrescenti avvenimenti immaginari, in modo da turbare il comune sentimento della morale e provocare il diffondersi del delitto. Cioè, se questo fumetto, se chi fece la denuncia avrebbe. Cioè, immaginate schiere di adolescenti dopo aver detto prima, con i coltelli andavano tutti a pugnalare. Noi queste cose ci fanno ridere, ma è un concetto poi dal fumetto si è spostato alla televisione e oggi è internet. È una riflessione sull'educazione. Veramente l'educazione, la cultura può arrivare, anzi, diciamo ormai che dalla scuola arriva, c'è cioè la formazione delle persone, la formazione umana, la scuola ha un ruolo assolutamente marginale. Lo dico come addetta ai lavori. I giovani e gli adulti non si formano tanto sulla sì, vabbè, imparano a fare le equazioni, chi fa il liceo classico impara a tradurre il latino o il greco, ma non è lì che si forma l'umanità, la vera umanità più profonda, anche se c'è filosofia, eccetera. Si forma ovviamente sì, in parte non è che si forma nei modelli che dà la società, i modelli della società li dà. Soprattutto non tanto nei fumetti, ma nella pubblicità, nel modo di vivere, nei modelli che dà la società. Crimine addirittura era una riflessione, era un fumetto, diciamo, quasi, anzi moralistico, perché è una riflessione sulla negatività di certi modelli. Certo, metteva in scena situazioni scabrose, ma le metteva in scena facendo vedere il pericolo di questa realtà, criminale, è un fumetto moralistico, morale. Mentre la pubblicità che fa vedere quelli degli anni 60-70, la pubblicità che faceva vedere l'uomo di successo con whisky e la bella donna che stava lì e accanto a lui, era quelli veramente i modelli deteriori. Se i veri processi sarebbero dovuti fare i pubblicitari, non a criminale. Come oggi i modelli che i giovani utilizzano per crescere, per formarsi una loro coscienza civile umana, se li formano con i youtuber, i blogger, con tutto quello che i personaggi pubblici, che bene o male, ma molto spesso male, anche perché vivono male gli stessi personaggi pubblici, che ottenuto un certo successo
sono inconsapevolmente gli esessi stessi ingranaggi del meccanismo. Quindi Crimina ci apre delle riflessioni infinite sulla società degli anni 70, di cui siamo figli oggi noi tutti. Questa lettura di Crimina, perché sto facendo la recensione a fumetto di voi dice, no, di 100, no, di più di 54, 56 anni fa, è ovvio che è un fumetto ingenuo, un fumetto della sua ingenuità, non è questo il capo, cioè anche a livello disegnativo non è il capolavoro di Magnus. Cioè, secondo me si potevano ripubblicare tutti e 100 i Crimina, insomma, andava bene così. Ma è una riflessione sulla società in cui viviamo. E possiamo utilizzare Criminal per riflettere sul mondo che si è creato storicamente, il Dasein, direbbe Heidegger, perché caratteristica dell'essere nel mondo è vivere dentro il mondo ed essere o influenzati o influenzare il mondo. Ma dice Heidegger, molto spesso siamo più influenzati che siamo noi che siamo influenzati più che influenzare il mondo. Criminal ci porta a riflettere sulla società che si è creata dal dopoguerra ad oggi. Ed è una riflessione sconfortante. Non è che Criminal nel 64 non dava questi giovani che venivano idealmente raffigurati nel 64 non davano grandi garanzie per un futuro migliore. È la vita agra di Bianciardi, Milano da bere, Milano da quella degli anni 80, gli anni 60, 70, 80, la Milano dei paninari, la Milano del consumismo, dei fast food, delle trasmissioni televisive, prima la televisione, poi non perché voglia fare della morale, ma diciamo che siamo cresciuti in questo flusso in cui organismi che in teoria, prendiamo la scuola, in questi mesi di chiusura della scuola di che cosa si è parlato? Della cultura, dell'educazione? No, si è parlato del fatto che se le scuole sono chiuse, i genitori non sanno dove mettere i figli, che non è proprio l'argomento centrale dell'educazione. Se la scuola è educazione, sì, questo è un argomento assolutamente accessorio, ma non è l'argomento principale. Quindi, il fatto stesso che i genitori abbiano detto: ma la scuola mi serve perché io vado al lavoro e devo mettere mio figlio da qualche parte. Non è che questi genitori hanno detto: ma la scuola mi serve perché mio figlio si deve fare la luce. Magari qualcuno l'ha detto, spero, ma molti hanno detto: la scuola è. Se no, io non posso andare al lavoro. Naturalmente questo è giustissimo, non è che voglio infierire su questo, però non è questo il punto principale della scuola, non è questo il momento, se no, una sorta di posteggio. Però questo indica già che la cultura cioè quella cultura, la formazione dell'individuo si fa ormai fuori dalla scuola. La scuola è un fortilizio abbandonato. Con pochi soldati, si mi ricorda tanto il deserto dei Tartari, quel fortilizio aspetta dei Tartari, poi non arrivano mai, di Bozzati. Quindi pochi lì che stanno lì, quei pochi soldati, quei fucili, in realtà sono stati completamente dimenticati dalla società, tranne nei momenti in cui appunto si deve andare al lavoro e non si sa chi ha lasciato il figlio minorenne. Allora quello il fortilizio può essere utile, ma se questo è sotto il filo della scuola. Capite che è un fine piuttosto miserabile, miserrimo, insomma, potremmo dire. Quindi, Crimina, riflettiamo sulla società che è cambiata dagli anni 70 a oggi e questi numeri che ci riportano come vecchi film degli anni 70. Ho fatto un discorso un po' lungo, non ho parlato poi di Crimina, ho parlato di tutt'altro, ma questi fumetti possono avere una valenza di riflessione storica importantissima. Cioè, si può partire da un Crimina del 64. Si potrebbe partire, se io facessi cioè, un professore universitario, che io non sono, potrebbe partire da Crimina, omicidio al riformatore, e fare un corso di storia del dopoguerra, partendo da questi disegni, le auto, i dialoghi, eccetera. Anche per esempio l'indifferenza, quando muore una di queste compagne,
la morte questa questa atrofia morale, etica, che già si avverte in Crimine, questo egoismo, questa cosa che è già presente in Crimine, in questi, diciamo, giovani, ormai non sono più giovani. Certamente Crimine è come una caricatura, quando fai la caricatura cosa fai? Marchetoni, cioè ci dai giù forte e pesante. Va bene, sono stato 25 minuti, non vorrei andare oltre, quindi le riflessioni sarebbero infinite, ma io non mi fermo qui.